qua con Patricia Gonzalez Motta, laterale dell'Icnusa Sinai, giocatrice della nazionale spagnola di calcio a 5. Da quanto tempo ti trovi qua in Sardegna? Sono qui da 3 mesi e mi sento benissimo del primo giorno che sono andata qui. Diciamo che parli un italiano molto molto fluente. Hai fatto dei corsi di italiano oppure... Sì, andiamo 3 giorni alla scuola con un'altra compagna, e Vanessa, è benissimo. Come ritieni il livello del calcio italiano, del calcio 5 italiano? Tu hai giocato per molti anni in Spagna, sei approdata adesso in Italia nella Serie A Elite. Com'è il livello nostro rispetto al vostro? Ma in Spagna adesso è molto, molto vecchio, per questo è un livello un più alto, ma... Credo che il calcio sta crescendo molto qui in Italia e può crescere più. Domenica avete giocato contro il Falconara, avete vinto 3-0, siete prima in classifica. Quanto credete allo scudetto e quanto credete alla Coppa Italia, perché voi siete ancora in gioco per la Coppa Italia? Dobbiamo lottare per lo scudetto e per la Coppa, per questo io sono qui, se no staria... In Spagna, ma credo che tutta la squadra stiamo convinta di poter fare qualcosa buona, soprattutto adesso nel gol che stiamo già dentro, dobbiamo fare una cosa bella. Qualcosa sulla quale dovete migliorare, qualcosa oppure avete un organico molto completo? Siamo una squadra che giorno tra giorno dobbiamo migliorare sempre qualcosa, quindi credo che nella parte difensiva soprattutto, ma in tutto si può migliorare. Quanti gol hai fatto quest'anno? Non lo so, questo non lo so. Va bene, andremo a verificare e te lo faremo sapere noi. Va bene, grazie. Okay. Con Patricia è tutto, ciao.